Veniamo poi all'ultima categoria, quelle che mi sembrava potessero essere, possano essere individuati fra i soggetti giuridici adottabili per le comunità energetiche, che sono gli enti del terzo settore, ovvero organizzazioni che possono essere commerciali o non commerciali, costituite nella forma di associazione, comitato, fondazione o impresa, che nel perseguire finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale si caratterizzano per lo svolgimento in via esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e si caratterizzano inoltre per l'assenza di scopo di lucro. Gli enti del terzo settore sono regolamentati dal codice del terzo settore, che stabilisce l'elenco delle attività di interesse generale che gli enti del terzo settore devono svolgere e le modalità di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore. Si tratta quindi di una qualifica da apporre a tutti i soggetti giuridici che abbiamo visto, quindi associazioni, comitati, fondazioni o a imprese. E sono disciplinati in primo luogo dal codice del terzo settore e poi, per quanto non espressamente previsto dal codice del terzo settore, dal codice civile, per quindi gli elementi che non sono presi in considerazione. Tra le varie qualifiche specifiche che gli enti del terzo settore possono avere, ovvero organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, impresa sociale, ente filantropico, quella di impresa sociale sembra la qualifica che meglio si adatta agli enti del terzo settore che decidano di costituirsi come comunità energetica. Tutti gli enti del terzo settore hanno il divieto di distribuire gli utili fra i propri soci, a eccezione delle imprese sociali che hanno comunque dei vincoli molto stretti che vedremo. Guardare al comparto di questi enti con riferimento alle comunità energetiche è rilevante perché proprio gli enti che operano in questo settore sembrano rappresentare la tipica espressione di quei principi che ispirano nel disegno europeo l'adozione delle comunità energetiche, ovvero il principio di solidarietà sociale, il principio di sussidiarietà. E in generale, oltre però a questa compatibilità, se vogliamo, in via di principio tra enti del terzo settore e comunità energetiche, anche sul piano della disciplina normativa, si possono rinvenire negli enti del terzo settore degli elementi che li rendono particolarmente adatti agli scopi e alla struttura che le comunità energetiche devono darsi. Perché? Oh, scusa. Perché gli enti del terzo settore possono esercitare attività anche diverse da quelle di interesse generali a cui sono legislativamente preposte, a condizione però che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che queste attività siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale. E sul punto mi sembrava interessante menzionare alcuni statuti delle comunità energetiche che sono costituiti in forma di enti del terzo settore che nel delineare lo scopo o l'oggetto sociale, attestano, insieme al rispetto dei requisiti e delle condizioni che le CER devono rispettare secondo i decreti attuativi, il perseguimento, diciamo, sulla falsa riga proprio di quello che prevede il codice del terzo settore, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. In particolare,
C'è lo statuto di questa comunità energetica in provincia di Potenza, la comunità energetica di Tito, che nel definire l'oggetto sociale stabilisce che la comunità energetica è un'associazione non riconosciuta, che è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività previste per le comunità energetiche dalla direttiva, la 2018 dell'Unione Europea, realizzando così delle attività di interesse generale e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o aderenti. Quindi, in generale, questa comunità ha adottato la forma dell'ente del terzo settore cercando di sovrapporre quei fini di utilità generale che gli enti, quelle finalità civiche e solidaristiche che gli enti del terzo settore devono perseguire con quegli obiettivi ambientali, economici e sociali che le comunità stesse devono perseguire. Altro elemento importante che è conforme a questo elemento finalistico, sembra conforme a questo elemento finalistico delle comunità energetiche, è che qualsiasi entrata dell'ente del terzo settore deve essere utilizzata per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di quelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione. Quindi, oltre però a questa compatibilità di scopi, gli enti del terzo settore garantiscono anche una partecipazione aperta e volontaria, anche in uscita, a tutti gli aderenti che abbiano le caratteristiche previste dallo statuto, ed infatti è esclusa l'ammissibilità nell'ambito degli enti del terzo settore di clausole statutarie di chiusura o che rimettano l'ammissione di nuovi membri alla scelta completamente discrezionale degli amministratori. Dicevamo che fra gli enti del terzo settore, quelli che presentano più affinità con il modello delle CER, c'è l'associazione di promozione sociale, ma in particolar modo forse l'impresa sociale, perché la qualifica di impresa sociale può essere acquistata da enti privati o da società che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'impresa sociale può ripartire gli utili, ma in forma limitata, ovvero che questi utili devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'impresa sociale. E quando è che un'attività di impresa di interesse generale è svolta in via principale, come quindi i requisiti normativi dell'impresa sociale ci dicono? Quando i ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi. Quindi, per esempio, i ricavi provenienti dall'attività economica secondaria svolti da una CER che ti dia la forma di un'impresa sociale. Quindi, per esempio, quei ricavi derivanti dalla vendita all'esterno dell'energia autoprodotta dovranno eventualmente essere inferiori al 30% dei ricavi complessivi e devono essere in ogni caso questi ricavi destinati poi al raggiungimento dello scopo sociale, quindi reinvestiti per la comunità e non distribuiti tra i membri. Quindi, tra i vari modelli che abbiamo visto, l'unico modello che permette una, seppur limitata, distribuzione degli utili, e questo è un altro elemento da considerare nella scelta della forma giuridica, è quello delle cooperative.
Un'altra cosa importante, l'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico, e non possono assumere la qualifica di impresa sociale per esempio, le amministrazioni pubbliche oppure le società costituite da un unico socio persona fisica, ma qui siamo fuori dal raggio delle CER, e gli organi dell'impresa sociale sono un'assemblea dei soci che riunisce tutti i soci dell'impresa, il consiglio di amministrazione che è eletto dall'assemblea dei soci e amministra l'impresa, poi abbiamo un presidente che rappresenta legalmente l'impresa e il collegio sindacale che è l'organo di vigilanza sull'amministrazione dell'impresa. Quindi è comunque un'organizzazione rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio, con l'associazione, non proprio snella. Quindi ci sono una serie di organi che devono comporre l'impresa sociale, che devono lavorare in sinergia. Per esempio, fra le attività di interesse generale che le imprese sociali possono perseguire, c'è quella di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Questo forse latamente potrebbe rientrare fra le finalità che le comunità energetiche possono perseguire.